Eccoci ancora a Bibis Live. Dicevo, facciamo il punto sul mercato del crowdfunding italiano perché sta davvero macinando numeri molto interessanti. Ci sono dei trend che si stanno no, identificando in maniera chiara. Lo facciamo con Fabio Allegrini, che è CEO di Edibiz e poi soprattutto all'interno di Edibiz anche responsabile della parte editoriale di Crowdfunding Buzz, che è appunto un sito dedicato a questo mondo e che tiene traccia un po' di tutte le campagne che vengono lanciate e poi concluse con successo o non appunto sul mercato. Allora, eccoci qua, Fabio, buongiorno. Buongiorno, ciao Bene, Stefania, buongiorno a tutti. allora grazie di essere qua. Allora, iniziamo a dare un po' un quadro, quindi facciamo diamo un po' di numeri, quindi dove siamo arrivati nel 2021 rispetto insomma, agli anni precedenti, un po' di ragionamenti insomma, su cosa, chi e cosa, quanto si sta raccogliendo, quindi ci sono cioè, ovviamente l'equity crowdfunding no? Sulle aziende, sui veicoli di investimento, ma molto anche sull'immobiliare, quindi un primo assaggio, dici tutto. Se sei d'accordo, condividerei magari due slide per aiutare a una lettura più facile. Assolutamente, prego. Dimmi se si vede Sì, tutto. tutto Benissimo. bene. Ecco, però non riesco a andare avanti. Ecco, vai. Eccoci. Eccoci. Dunque, la crescita, come annunciavi tu, la crescita è una crescita molto rilevante, lo è stata. Contiamo che l'equity crowdfunding è partito in Italia veramente a partire dal 2017. Da questo grafico si nota di come sia effettivamente una crescita esponenziale. Lo sia stata tanto che l'anno scorso, alla fine del 2021, la raccolta complessiva ha superato i 132 milioni. Questi sono dati che sono riferiti a PMI, quindi piccole e medie imprese e start-up, per circa il 70%, quindi 90 milioni di euro sono stati raccolti proprio da PMI e start-up che sono serviti a finanziare 169 società in un solo anno, mentre invece il restante 32% è relativo a progetti immobiliari sempre finanziati con l'equity crowdfunding e si tratta di una raccolta quindi di 40, poco più di 40 milioni per 24 progetti finanziari. Magari ne parleremo più approfonditamente dopo sull'aspetto che riguarda i progetti immobiliari, quindi il crowdfunding immobiliare. Permettimi di invece condividere alcuni dati più specifici relativi alle dimensioni di questo fenomeno, alla dimensione delle singole operazioni. Quindi in media stiamo parlando di operazioni che hanno avuto come obiettivo di raccolta 237 mila euro lo scorso anno, mentre nel 2020 era stato di 134 mila euro. Quindi vuol dire che è aumentata la qualità delle aziende che raccolgono su equity crowdfunding, con equity crowdfunding. E in effetti poi la raccolta finale, mentre l'obiettivo nel 2021 era stato appunto di 237 mila euro, la raccolta finale è arrivata addirittura a mezzo, media è arrivata a mezzo milione di euro. Quindi Sì, vuol dire che beh, ci sono quindi state campagne un che hanno salto raccolto diversi importante. milioni, è abbastanza importante. La valutazione è relativamente elevata. E non è cresciuta tantissimo, sì, ovviamente è cresciuta, ma non così tanto, tra il 2020 e il 2021, e si è attestata sui 4 milioni e mezzo di valutazione pre-money. Quindi questa è la dimensione media delle aziende che hanno raccolto, le 169 imprese che hanno raccolto l'anno scorso con il crowdfunding. Lato invece investitori, questo era lato offerta, lato domanda. I numeri sono in crescita per quanto riguarda il totale degli investimenti effettuati. Siamo passati da 11.900 investimenti effettuati nel corso del 2020 a 16.800 investimenti, ma la media di investitori per singola campagna è più o meno simile. Siamo intorno ai 100, poco meno di 100 investitori sia nel 2020 che nel 2021. Ricordiamo a tutti che gli investitori spesso nelle campagne di equity crowdfunding non hanno il diritto di voto a meno che non investano al di sopra di una certa soglia.
Mentre invece ad accompagnare questa crescita non è tanto quindi la media dell'investitore per campagna, ma è l'investimento medio per campagna, per investimento proprio. Quindi ciascuno in ogni campagna ha mediamente investito 5.400 euro, che è un importo è molto più elevato rispetto ai 4.000 euro dell'anno precedente. Perfetto. Ecco, tra l'altro invece appunto parlavi del mondo immobiliare, qui no, la media delle raccolte è sempre più elevata no, di quello che si vede sul mondo startup e PMI. Esatto, Ecco. ma il crowdfunding immobiliare in realtà è più ampio perché l'equity crowdfunding è solo una parte del crowdfunding immobiliare, l'altra parte è costituita dal lending crowdfunding. E anche qui magari qualche dato ci aiuta a capire meglio. Aspetta, se riesco ad andare avanti. Eccoci, Eccolo qua. ce l'ho fatta. Allora, mentre la raccolta complessiva, quindi che accorpa equity e lending, ha raggiunto i 100 milioni di euro l'anno scorso, Ecco Fabio, scusami, se andiamo. accelera un pochino perché dobbiamo proprio arrivare in Sì, chiusura. Quindi dammi un'idea del allora, crowdfunding e poi del 2022 anche. Vai. il grosso della differenza lo si vede già in. Sono, ecco, lo si vede in questa dimensione, cioè il lending e l'equity crowdfunding si dividono pressoché il mercato con una prevalenza del lending rispetto all'equity. Questi 41 milioni sono quelli che abbiamo visto nella prima slide. Però se guardiamo il numero di operazioni concluse è molto più elevato nel lending, il che vuol dire in effetti che la raccolta media per l'equity crowdfunding è molto più elevata rispetto a quella del lending. Quindi, mentre nell'equity crowdfunding immobiliare ci sono progetti di dimensione molto più elevata, nel lending crowdfunding ci riferiamo soprattutto a operazioni immobiliari molto più limitate, probabilmente la maggior parte riferite ad appartamenti. Perfetto, dammi scusami un flash su questi primi mesi dell'anno, ma veramente un numero. Eccoci qua. Che sono questi qua, ecco, devo dire che il primo trimestre del 2022 ha dei numeri un po' più bassi, sia per quanto riguarda l'immobiliare, sia per quanto riguarda le start-up e le PMI, quindi l'equity crowdfunding. Siamo arrivati, abbiamo raccolto, ha raccolto l'equity crowdfunding solo 5 milioni, nel primo trimestre 18, nel secondo, siamo solo a metà trimestre, ma anche in proiezione potrebbe essere più basso, perché siamo a 5 milioni, quindi potrebbe raccogliere 12-13 milioni. Mentre invece il lending crowdfunding sta marciando molto bene, macinando record su record, come vedete, nel primo trimestre ha raccolto 22 milioni, che è il record rispetto all'ultimo anno, e siamo già a 12 milioni e 8 nel secondo trimestre, quindi a maggio, in proiezione, quindi siamo ancora più elevati. Benissimo, allora grazie Fabio davvero di questo quadro super completo e quindi noi ci rivediamo invece lunedì prossimo sempre con BB's Live. Arrivederci. Grazie Stefania, buongiorno a tutti.